Bene, dunque, sono qui per presentare il mio libro, edito dalle Edizioni Annales. Io sono già 3 anni che collaboro con le Edizioni Annales, il cui titolare è il sindaco di Colleferro, l'attuale sindaco di Colleferro, che ha voluto intraprendere questa strada molto difficile, amministrare poi un paese come Colleferro, insomma. Però ecco, ogni tanto ho dovuto coinvolgere la madre oggi per venire qui assieme a voi a presentare questo libro. Dunque, Enrico Giannetti, non so chi di voi in gioventù lo ha conosciuto, visto, Francesco, senz'altro di sì, mi ha raccontato alcune cose che ho puntualmente scritto nel libro. Dunque, Enrico Giannetti, ho diviso il libro praticamente in 3 periodi, quelli che lui ha attraversato nell'arco del Novecento, e lui attraversa il Novecento con le sue contraddizioni, con i suoi slanci impetuosi, con la sua ideologia, un ideale di vita, gli ideali di una vita, ho sottotitolato il libro, gli ideali di una vita che non ha mai sottaciuto, non ha mai rinnegato, che ha sempre portato avanti anche nei periodi più bui, nei momenti più difficili, nei momenti più, anche qui in federazione a Frosinone ha avuto, dicevo prima a Francesco, a Angelino, ci ha avuto delle difficoltà anche qui a livello di federazione con Pietro Bono, qualchedun altro, che non erano mai trapelate queste cose, ma neanche a livello locale a Pagliano, insomma, la sezione del PC, anzi a Pagliano c'era, c'è forse ancora qualcuno che dubita di questa figura, sul suo operato, su quello che ha fatto, su quello che ha detto. Perché? Perché non si vuole conoscere la verità. Quando uno intraprende questo percorso, cioè vuoi fare la storia di un personaggio, la storia di un periodo storico, bisogna entrarci dentro e non campare su quello che gli altri hanno detto. Eh sì, ma l'ha detto quello, però sembra che recentemente, parlando con un ex militante del PC, mi diceva: ah sì, Giannetti, però, cioè, quindi voglio dire, passano gli anni e questo personaggio è ancora ammantato di qualche velo di mistero. Io con questo libro ho cercato proprio di squarciare tutti i veli dei misteri, tutte le cose che riguardavano Giannetti, perché? Perché di lui si ricordano soltanto il coinvolgimento negli omicidi di Santa Maria, sapete, no? Rimasti famosi anche qui a Frosinone, Giannetti Santa Maria Puglia. Pugliano si portò dietro questa cosa anche in federazione, che poi venne alla fine in tribunale, venne praticamente scagionato. E questo, insomma, per anticiparvi qualche cosa. Dunque, Giannetti nasce nel 1900. Pagliano, l'inizio del nuovo secolo segna un periodo di crisi amministrativa, politica e sociale gravissima. È una crisi che Pagliano si portava dietro ancora prima della breccia di Porta Pia, perché poi, insomma, sapete, no? La storia dei paesi sono un po' tutti uguali, amministrazioni papaline che passano direttamente a quelle italiane, quindi gente che prima aveva magari lucrato sulle disgrazie della povera gente, dei contadini, adesso diventano italiani, giurano fedeltà nuovo regno, però diciamo le situazioni sono sempre le stesse.
E quindi dicevo, una crisi amministrativa, sociale e politica a Pagliano che durava da anni, che poi alla fine, i primi anni del Novecento, sfocia nelle prime lotte contadine. Pagliano è stato il primo paese dove i contadini hanno occupato i terreni del principe Colonna. Pagliano uno dei primi paesi dove nacque la società operaia. E quindi Giannetti cresce con questo vento di riforme, vento nuovo, e aderisce subito al Partito Socialista. Poi arriva il 1921, c'è la notizia della scissione di Livorno, e lui, come tutti i socialisti di Pagliano, compreso l'avvocato Giovannino Schifalacqua, che poi avrà pure lui una storia di esilio molto travagliata, ma diciamo che avrà degli esiti diversi, tutta la sezione del PSI fondata dall'avvocato Schifalacqua passa per intero al Partito Comunista d'Italia, fondato da Gramsci e Bordiga. E Giannetti quindi si trova a dover... lui faceva il fornaio di professione, quindi faceva avanti e indietro anche con Roma, quindi a Roma conosce Di Vittorio, conosce parecchi funzionari e dirigenti di partito, entra nel Soccorso Rosso, organizza il partito nei Castelli Romani, fino a che arrivano le leggi eccezionali e lui viene condannato in contumacia, si rende irreperibile. Era già conosciuto ai carabinieri di Pagliano, perché era... iniziava così il suo carattere un po' fumantino, insomma è stato sempre un tipo caratteriale forte, e mi diceva Telesforo che c'era il padre, insomma, che si era invaghito della ragazza, sta ragazza approfittò dell'età un pochino avanzata del padre per estorcergli un po' di denaro. Lui era già armato a quei tempi, non so se di pistola o di coltello, però fece irruzione a casa di sta ragazza, quindi già ebbe la prima denuncia che aveva 17-18 anni, quindi già il carattere era conosciuto già i carabinieri. Quindi poi la sua evoluzione politica è a Roma, tra professione e partito, quindi organizza il partito nei Castelli, conosce Di Vittorio e frequenta a Via Panisperna il quinto segretariato del partito, dove c'era Francesco Innamorati, che era un compagno di Perugia, che poi morì durante la resistenza schiacciato da un camion tedesco. E a un certo punto questo Francesco Innamorati, la polizia fascista fa irruzione a Via Panisperna e arresta Innamorati e altri due o tre compagni. E diciamo, da altre parti si domandano come è stato possibile una cosa del genere. Quindi Giannetti viene sospettato di essere un informatore della polizia. Però poi, andando avanti negli studi, nelle ricerche, ho scoperto che a Via Panisperna era frequentata anche da Ignazio Silone. Sapete la polemica che è uscita già qualche anno fa, che dura tuttora, su Ignazio Silone, no? Secondino Tranquilli, il vero nome, una delle massime espressioni della letteratura italiana del Novecento. E quindi il sospetto poi che questo studio poi fu curato da Mauro Canali, ordinario di storia contemporanea a Camerino, leggendo il libro di Mauro Canali, poi ho ricollegato i fatti con Via Panisperna, col quinto segretariato del Partito Comunista, che anche lui frequentava. Poi Giannetti, arrivano le leggi eccezionali, lui si trasferisce a Torino perché viene a conoscenza che era stato condannato a 5 anni di confino, quindi scappa, va a Torino e fa perdere le proprie tracce.
Poi viene, prima di andare a Torino, viene comunque fermato dalla polizia, ma senza un'accusa precisa, quindi poi i 5 anni gli vengono comminati dopo. E dà la sensazione a chi lo interroga di essere scappato perché i compagni mi avevano accusato. Quindi queste furono poi storie, non so se vi ricordate il film di Citto Maselli, Il sospetto. Le storie sulla... L'Ovra aveva sguinzagliato centinaia di infiltrati in mezzo ai partiti politici dell'epoca e aveva sgominato praticamente le organizzazioni dei partiti, compreso quella comunista, che aveva, dopo emigrare all'estero, parecchi comunisti emigrati all'estero, e riformare il centro estero. Insomma, se avete visto quel film, ne parla proprio, io devo dire la verità, lo vidi nell'uscita nel 75, io lo vidi a un cinema a Roma, devo dire la verità, a un certo punto mi sono pure addormito perché era molto pesante, insomma, quindi, però poi a rivederlo ho capito bene com'è. Una situazione ingarbugliatissima, situazioni pericolosissime per i militanti comunisti. Però Giannitti riesce a districarsi in mezzo a queste... Fa credere al commissario Quagliotta, che poi lo ritroveremo nel dopoguerra, Quagliotta, quando per salvarsi le chiappe andò lì e svelò tutti i segreti, gli informatori, i misteri della questura di Roma. E infatti Rosario Bentivegna, uno dei protagonisti di Via Rasella, scrive nelle sue memorie che il commissario Quagliotta svelò l'identità di Giulio Rivabene. Giulio Rivabene era un altro che frequentava il quinto segretariato a Via Panisperna. Giulio Rivabene venne comprato per 700 lire, 700 lire negli anni 30, guardate, è una cifra enorme. Ma l'Ovra riusciva a... Ce n'erano alcuni anche a Frosinone. Sì. Riusciva a coinvolgere queste persone perché le prendeva per fame. Io all'Archivio Centrale dello Stato, a Roma, ho letto le lettere dei familiari rivolte al Duce, le lettere, le perorazioni delle madri, delle mogli, verso... i propri congiunti messi in galera, si moriva di fame e il fascismo prendeva per la gola questa gente. E allora, per risollevare un po' le sorti della famiglia, dei figli, per non morire di fame, si faceva l'informatore dell'Ovra o della pubblica sicurezza. Giulio Rivabene era uno di questi, fu scoperto grazie alle rivelazioni del commissario Quagliotta, capo dell'ufficio politico della questura di Roma, e venne, era segretario regionale degli poligrafici del Partito Comunista della CGIL. Fu immediatamente espulso dal partito. Poi, insomma, questa del, ripeto, fu una storia molto dolorosa per parecchia gente, molto intricata, perché poi i vari sotterfugi, ecco, e ripeto, faccio riferimento al film di Citto Maselli, perché alla fine, quando il questore interroga Gian Maria Volonté, non so se ve lo ricordate, dice: ma a te ti hanno rimandato in Italia? Non hai capito, ti hanno fregato, cioè ti hanno rimandato in Italia e io ti ho arrestato in una maniera semplice. E lui, Gian Maria Volonté, il film chiude dicendo: sì, ma io lo sapevo. Quindi una storia a cui Giannitti partecipò, un ambiente talmente intricato a cui Giannitti riuscì a uscirne fuori. E poi arrivano le leggi eccezionali, quindi scappa, va in Francia a quei tempi c'erano 750.000 immigrati italiani, tutti dediti all'edilizia, compreso Sandro Pertini, e lui si stabilisce a Lione. A Lione
incontra altri compagni comunisti, formano i comitati proletari antifascisti, poi sapete la storia dell'antifascismo all'estero, anch'essa molto articolata, molto difficile, dolorosa, con le spaccature, la concentrazione antifascista. Anche lì c'erano la presenza dei fascisti. Certo, certo. E nell'occasione dell'anniversario della marcia su Roma, a Villeurbanne, un paese a pochi chilometri da Lione, Genetti stabile a Lione, c'era la sfilata dei fascisti, no? Per ricordare la marcia su Roma, Giannetti assieme a Vitale Giambone, un altro famosissimo esule, attaccarono due o tre fascisti isolati, massacrarono di botte e poi scapparono, quindi venne denunciato anche per quello. In Francia, dicevo, la situazione politica, poi da Mosca arrivò il famoso ordine del giorno del socialfascismo, quindi ripeto, spaccature all'interno delle varie schieramenti, poi la concentrazione antifascista anch'essa subì la spaccatura, anarchici, socialisti non vollero partecipare, quindi Giannetti attraversò il Novecento e tutta la nebulosa del Novecento, le questioni politiche, le questioni sociali, poi dicevo prima dell'avvocato Schifalacqua, che lui conosceva perché stavano assieme a Paliano, subirono un'aggressione da parte dei fascisti proprio sulla piazza di Paliano, mentre ascoltavano il concerto della banda musicale. Arrivarono i fascisti, cominciarono a spintonarli, l'avvocato Schifalacqua andò subito via, lui imperterrito rimase lì, proprio per quel suo carattere che vi dicevo prima, e venne massacrato di botte. Quindi in Francia, diciamo, la situazione va avanti fino a che scoppia la guerra civile spagnola. Lui, che già era nel Soccorso Rosso, fa avanti e indietro, Francia-Spagna, il Soccorso Rosso metteva le tende da campo, gli ospedali da campo, le cucine da campo, assisteva i bambini orfani, quindi un lavoro massacrante anche lì, avanti e indietro, fino a che la Repubblica cade e quindi tutte le forze repubblicane tornano indietro, sciamano verso la Francia, ma alla frontiera vengono praticamente fermati dalla polizia e dall'esercito francese e vengono tutti ospitati nel campo di internamento di Vernet d'Ariège, sotto i Pirenei, fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Cioè fino a quel periodo erano, diciamo, ospitati, quindi anche i comunisti francesi, la Croce Rossa, eccetera, eccetera. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, quindi la Francia è invasa dai tedeschi, il campo di Vernet d'Ariège diventa un campo di concentramento, quindi vengono chiusi lì dentro tutti i miliziani repubblicani, la divisione Durruti, gli anarchici, tutti, era pieno di questa gente, avevano, i francesi avevano diviso il campo in settori, in uno c'erano i detenuti comuni, in altri tutti i rifugiati dell'est, e in altri due settori c'erano comunisti, anarchici e i reduci della Spagna. Giannetti era nel settore dei reduci della Spagna. Solo che a un certo punto, quando arriva Badoglio per... sapete, poi l'Italia dichiara guerra alla Spagna, quando arriva Badoglio per fermare l'armistizio, il plenipotenziario francese gli dice che noi non vogliamo tutta sta gente all'interno della... che poi sapete la Francia fu divisa, no? Sotto Vichy e sopra l'occupazione tedesca. Dice, tutta sta gente noi non la vogliamo, quindi che ognuno se ne ritorni nei propri paesi.
Giannetti approfitta di questa opportunità per fare subito la domanda di ritorno in Italia, quindi non viene estradato, è scorretto dire estradato, viene ritorna in Italia, su sua richiesta. Quindi viene accompagnato dalla gendarmeria a Mentone, prende il treno e dopo qualche giorno di viaggio arriva a Frosinone. Frosinone viene schedato, fatte le foto segnaletiche, viene interrogato in questura e poi viene portato davanti alla commissione che comminava le pene per il viaggio verso il confino. Gli danno 5 anni di confino e lo sbattono a Ventotene. A Ventotene ritrova tutta l'elite comunista che aveva conosciuto in Spagna, tra cui Luigi Longo, che era del Novecento come lui, Pietro Secchia, Girolamo Li Causit, tutta l'elite comunista ritrovano. A Ventotene c'erano 800 confinati, la metà erano comunisti. A Ventotene non ha modo di esprimersi né di emergere, perché a Ventotene il Partito Comunista aveva creato una torre d'avorio, c'erano solo i più alti dirigenti che decidevano il da farsi, gli altri erano tenuti, diciamo, sotto tono, sotto traccia, e questa cosa in effetti fu criticata da Arturo Colombo, perché insomma bisognava coinvolgere tutti i compagni che stavano a Ventotene. Muratore di Milano, tutti i compagni, che ha scritto un libricino nelle mani del nemico, e quando Giannetti arriva era stata un momentino messa da parte, ma era viva la polemica sul patto rosso tedesco, discussioni atroci, feroci, a non finire. Quando lui arriva era stata messa un po' da parte, per poi riprendere con più vigore ancora la discussione, le critiche sul patto Ribbentrop-Molotov, e sapete bene chi erano gli oppositori di questa cosa: Camilla Ravera e Terracini, e infatti furono espulsi dal partito. Diciamo, pure con qualche distinguo, la Ravera aveva detto sì, però insomma bisogna tener conto ancora che il partito è inficiato dal bordighismo, insomma solite discussioni che magari quando eravamo giovani qualcuno di noi avrà pur fatto ancora, sull'estremismo, malattie infantili del comunismo. Comunque, a Ventotene, diciamo, la vita scorre tranquilla, anche perché lui arriva nel maggio del 41, la vita scorre normalmente perché ancora c'era da mangiare. Loro prendevano la mazzetta, si chiamava così, quelle poche decine di lire che ognuno riceveva dal proprio capo mensa. Il Partito Comunista aveva organizzato la mensa, aveva organizzato l'orto, aveva organizzato la biblioteca, tutto di nascosto, ovviamente, la biblioteca proprio, era proprio di nascosto, e aveva diviso le varie componenti in famiglie, quindi c'erano gli amici, il parente, si chiamavano proprio così, la famiglia, l'amico, il fratello. E poi i più acculturati, diciamo così, tenevano delle lezioni, quindi c'era, adesso non mi ricordo chi, sì, erano quelli, diciamo, laureati in Li Causi, laureati in giurisprudenza, davano lezioni di giurisprudenza, gli storici lezioni di storia, insomma si passava il tempo così, istruendosi. E a Ventotene ovviamente avviene la saldatura tra i reduci dalla Spagna, i combattenti, gli ex combattenti di Spagna e quelli che venivano dal continente, cioè le giovani leve dell'antifascismo, presi, beccati, arrestati e portati al confino.
E questa saldatura fu l'anima della Resistenza, l'anima della democrazia e l'anima della Repubblica, una volta tornati nei propri paesi d'origine. E dicevo prima, la vita scorre, diciamo, tranquilla al confino, fino a che comincia i bombardamenti in Italia, quindi la situazione bellica italiana è quella che sapete tutti, cominciamo a perdere le battaglie, a perdere uomini, mezzi, centinaia di prigionieri prendono la strada dell'America, Sudafrica, India, quindi la situazione comincia a farsi critica anche al confino e bisognava stringere la cinghia. I negozi di Ventotene non vendevano più, non avevano più roba da mangiare, e Pietro Secchia nelle sue memorie scrive: purtroppo i primi ad andarci di mezzo furono gli animali dell'isola, tra cui il cane pastore del direttore Marcello Guida, che aveva fatto la scuola di Nettuno, però a un certo punto il direttore non lo trova più, era andato a finire. Marcello Guida, sapete chi era, no? Questore di Milano nel 69, quando scoppiarono le bombe di Piazza Fontana, era il direttore di Ventotene, andò a fare il questore a Milano, quando dopo la prima notizia delle bombe alla banca dell'agricoltura arrivò Sandro Pertini in questura e lui scese e lui gli disse: no, dottor Guida, lei a Ventotene si è comportato malissimo, quindi ancora c'era un ricordo. 25 luglio cade il fascismo, il CLN appena creato a Roma chiede a Badoglio di liberare tutti i prigionieri politici, di sgombrare le isole di confino. Badoglio acconsente, però sì, vanno via solo gli altri, i comunisti e gli anarchici restano dentro, allorché il CLN dice: allora o li fai liberare tutti o facciamo un macello. Si convince, li fa liberare tutti. Giannetti è uno degli ultimi a partire, parte verso la fine di agosto, trovano tutti qualche mezzo per arrivare a chi a Formia, chi a Gaeta, e Giannetti prima di partire gli viene dato un recapito, perché lui, il direttore Guida, gli fa un lascia passare per Roma, che era la città praticamente dove aveva la residenza. Solo che a Roma non trova nessuno, cioè quegli indirizzi che gli avevano dato i compagni a Ventotene erano, non è che erano sbagliati, no? A Roma non esisteva più nulla, non c'erano più partiti, tantomeno il Partito Comunista. Solo che ha la fortuna di trovare due suoi ex compagni di confino che lo mandano a casa di Pompilio Molinari. Pompilio Molinari poi divenne il responsabile militare della regione Lazio delle Brigate Garibaldi, quindi ha la fortuna di conoscere questo personaggio che addirittura gli fa scegliere il posto dove andare a organizzare la resistenza. E il primo posto che lui sceglie è Palestrina, a pochi chilometri da Paliano, una ventina di chilometri da Paliano. E quindi lì lui comincia a farsi strada all'interno dell'organizzazione del partito. Anche se poi scrive nelle sue lettere a Gino Conti, Alfredo Bonelli, un altro dirigente di spicco che venne qui da queste parti a organizzare il partito ma non ci riuscì, dicevo, a Palestrina trova degli sbandati, però erano tutti ex militari sbandati dopo l'8 settembre, quindi tutti legati alla, si chiamava il gruppo Preneste, però erano gente legata a Montezemolo, ci stavano, poi sono arrivati i russi,
era gente legata alla Democrazia Cristiana, a Montezemolo, con cui ha dei rapporti, sì, ma non troppo stretti, perché questo tipo di partigiani auspicava l'attendismo e lui invece auspicava l'azione armata. Ecco quale fu la divaricazione tra le varie forze politiche nella resistenza. Sì, tutti hanno fatto la resistenza, però bisogna anche dire che c'era chi auspicava quella armata, cioè per far vedere, ma più che altro per far vedere agli alleati che gli italiani sapevano liberarsi da soli. Questo diceva Giannetti nelle riunioni con i suoi e con quelle del gruppo Prenestri a Palestrina. Cioè, noi non dobbiamo aspettare che arrivino gli americani, perché sbarco alleato a Salerno, sbarco, stanno arrivando gli americani, stanno arrivando gli alleati, no? Cioè, un personaggio che sa guardare lontano dice sì, ma ci vorrà pure tempo prima che arrivino, e infatti ci è voluto tempo. Quando gli alleati sono sbarcati a Anzio, ecco, una settimana stanno a Roma, non era vero, anche perché poi gli errori fatti dagli alleati ad Anzio sono stati enormi, eclatanti. Quindi bisognava creare disturbo nelle retrovie. E' quello che Giannetti fece. A Palestrina trovò Dante Bersini, un altro partigiano che lo stesso, sulla falsa riga di Giannetti, lo stesso tipo di carattere, lo stesso personaggio forte, duro. Dante Bersini a Palestrina si procurava le armi da solo, faceva il partigiano da solo. Al che Cecchino Sbardella, che era il responsabile del PC all'interno del CLN, chiama il padre e gli dice: oh, e chiama tuo figlio qua, perché ma non è possibile che si fa la lotta da solo. Cioè, richiamalo un po' all'ordine, perché ci crea pure dei disordini a noi. Questo andava in giro in montagna, sapete le montagne di Palestrina, no? La Mentorella, Guadagnolo, montagne, posti impervi, e lui se li faceva a piedi. Trovava qualche tedesco che gironzolava da solo, lui lo aggrediva, lo massacrava le botte, gli rubava il cappotto, la giacca, le scarpe, gli scarponi e le armi. La prima arma che si procurò Dante Bersini fu un Saint-Étienne, fucile degli anni dell'Ottocento proprio, che riuscì a trovare al deposito dell'aeronautica a San Pastore, vicino Gallicano. Quindi l'intesa tra i due fu subito forte. Dante Bersini poi si creò una sua banda, tutta fatta di comunisti, e poi arrivarono i russi a Palestrina, altro gruppo di coraggiose persone, facevano pure loro un po' come gli pareva, qualche furto, eccetera. Però Giannetti si lamenta dei russi, dice sì, sono forti, sono coraggiosi, però vanno nelle case a rubare, insomma, non è... Su questo non è stato sempre ligio il dovere, non ha mai lasciato margine, dice beh, vabbè, però sai, neanche quello. E a Paliano poi ritroveremo questo atteggiamento che gli procurò parecchi guai, questo atteggiamento di onestà intellettuale, morale, onestà che gli venne riconosciuta anche da Gino Conti, che fu critico con lui perché gli soffiò l'area di influenza. Gino Conti, con Leopardo, Rivi, no? Operava in queste zone, ma non riuscì a mettere su il partito, perché il partito qui non era forte, lui lo scrive, come non era forte a Fiuggi all'interno del CLN c'era un solo comunista, gli altri erano tutti ex militari sbandati. A Fiuggi viene fatto fuori dal professor Conti, Raffaele Conti, che gli fa credere che i tedeschi lo stanno cercando, che dice, i tedeschi li cercano, hanno la tua carta d'identità. Lui dice: io non ho la carta d'identità,
quindi è me volete far fuori, e se ne va, anche perché Giannetti aveva la sua influenza nell'area, quindi lui pretendeva di dividerla l'area, ma Giannetti non era tipo da dividere niente con nessuno, era il comandante e basta. Quindi l'attività partigiana va avanti, diceva prima Francesco, i chilometri che si faceva a piedi, qualche volta col trenino, ma il trenino delle vicinali non sempre funzionava, e quindi a piedi fino addirittura fino a Gorga. Sapete dov'è Gorga? A 900 metri sopra la montagna, sono i Monti Lepini, a Frosinone o a Rivi, a Collevardo, probabilmente si faceva prestare la macchina da Domenico Marzi, perché è impossibile fare tutti questi chilometri a piedi. Comunque, quando poi Togliatti rientra da Mosca e vuole incontrare i vertici comunisti a Napoli, da dove esce fuori la famosa svolta di Salerno, lui si incarica di fare sempre il giro dei paesi dove aveva operato e creato dei piccoli nuclei comunisti, Paliano compreso ovviamente. Lui si fa carico di informare i compagni della svolta di Salerno. Non sto qui a ripetervi cos'era la svolta di Salerno, sapete benissimo. Quindi lui accetta questa è d'accordo con la svolta di Salerno. Parecchi dirigenti comunisti non erano d'accordo con la svolta di Salerno, c'era una collaborazione con la monarchia, addirittura con Badoglio, sembrava una cosa incredibile. E quindi dicevo, avanti e indietro, tenendo conto anche del coprifuoco. Quindi oltretutto a piedi, chilometri, bisognava tenere conto del coprifuoco. A Olevano a che ora scatta il coprifuoco? Tale ora, tale ora. A Paliano a che ora scatta? A Cave a che ora scatta? Cioè, quindi è una cosa incredibile. Un'attività, una cosa che oggi è impossibile, è impensabile una cosa del genere. A Paliano organizza quella che Pietro Bono, nel 30° anniversario della fondazione della federazione, disse che era la banda partigiana più efficace, più organizzata della provincia di Frosinone. E è vero, perché aveva al proprio interno tre gruppi di fuoco, tre GAP c'erano a Paliano. E lui aveva talmente tanto carisma che altri giovani volevano far parte dei GAP di Paliano. Gli sembrò l'esagerazione pure a lui, cioè bisogna stare attenti, insomma, con gli attacchi armati ai tedeschi lungo le strade, cioè. Però sti giovani volevano sparare addosso ai tedeschi. Va bene, forma un quarto GAP, gli dà l'incarico di assalire un trasporto sulla via Prenestina, con i segnali, un fischio, un camion, due fischi e una motocicletta, capite, no? Sti ragazzotti si sbagliarono, invece della motocicletta era un camion, quindi si erano preparati a sparare un motociclista, era un camion pieno di tedeschi, scendono sti tedeschi, cominciano a raffiche di mitra per la campagna, loro erano 3-4 perché i GAP quando assalivano i trasporti non erano numerosi, a Roma neanche erano numerosi, al massimo erano 5-6 persone. Quindi l'errore, per fortuna non ci sono stati né morti né feriti, però si danno alla fuga, tornano a Paliano e Giannetti scioglie il quarto GAP, rimaniamo in tre che forse è meglio. E i componenti del GAP erano tutti giovanotti di 18 anni, 19, 20. C'era Abele Pietrosanti, non so chi l'ha conosciuto, era un vigile urbano, che di giorno curava l'orto del podestà e di notte andava a sparare i tedeschi. Insomma, poi il fatto delle armi, mi raccontava un ex partigiano che le armi
non le riportavano a casa o a Pagliano. C'era uno che li seguiva. Dopo la sparatoria, Gianetti poi a gennaio, ecco la parte importante del primo libro, che ho trovato all'Istituto Gramsci, le relazioni di Gianetti. Le relazioni, perché Molinari gli disse: da gennaio in poi comincia a fare le relazioni delle zone che tu frequenti. E è stata una manna per me di notizie interessantissime. E lui scrive che gli scontri armati non duravano più di 10 minuti. Dopo le prime sventagliate bisognava sganciarsi immediatamente. Non si andava in battaglia come Napoleone o la prima guerra mondiale. Era guerriglia, guerriglia. Si sparava e si tornava indietro. Poi c'era uno che li seguiva, loro davano le armi a questa persona, lui le portava nella sua, in campagna, all'orto, mezzo alla vigna, c'era una botola, le buttava dentro e la ricopriva. Tant'è vero che poi questo personaggio, dopo la guerra, venne denunciato dai carabinieri, perché qualcuno fece la spia. Dai carabinieri lì gli trovarono le vecchie armi della banda Pagliano, erano tutte arrugginite ovviamente, però insomma si fece qualche mesetto di galera pure questo personaggio. Quindi dicevo, le azioni partigiane a Pagliano seguivano un filologico, quindi non erano giornaliere assolutamente, ma quando arrivava la notizia Gianetti istruiva i GAP, poi o sulla Casilina o sulla Prenestina o su altre strade, la provinciale Paglianese Sud, si tendeva l'agguato. Fu proposto per la medaglia d'argento al valor militare, Gianetti non gli fu mai data, venne data a Carla Capponi, a Sassà Ventivegna, che vennero a Pagliano, conobbero Gianetti. Sapete, no, dopo Via La Sella, Ventivegna e la Capponi furono costretti, furono obbligati dal partito a scappare da Roma, perché Kappler aveva messo una taglia di 1 milione di lire dell'epoca, quindi immaginate un po'. Quindi conosce anche questi due personaggi e alla vigilia dello sfondamento del fronte di Cassino loro si riuniscono a casa di Adele Carrieri e si dividono le zone. Gianetti, Cura Pagliano volevano Bellegra e Palestrina e i paesi di qua della Valle dell'Aniene. Francesco Curreli, che era un sardo, che partecipò pure lui a Via La Sella, si occupò di Sgurgola e Sassà Ventivegna e la Capponi, Palestrina. Poi c'è lo sfondamento del fronte, loro chiudono un pochino le attività, perché con lo sciamare delle truppe verso Roma, quindi da Cassino le truppe passarono proprio a Pagliano, quindi l'attività partigiana venne sospesa, perché insomma la zona era piena di tedeschi, e alla fine, insomma, dopo l'ultimo tedesco che partì da Pagliano, il commissario prefettizio repubblichino lo chiamò, lo mandò a chiamare, e gli disse: queste sono le chiavi del comune, adesso pensaci tu. Dice: però non voglio spargimento di sangue. Va bene. I fascisti se ne vanno, lui fa affiggere un manifesto per tutto Pagliano con scritto: i fascisti hanno passato la mano, adesso ci stiamo noi, proibisco a chiunque, pena la morte, di operare vendette, ritorsioni, furti, eccetera, eccetera. E questo fu un documento importantissimo che gli servì in futuro. Quindi i tedeschi abbandonano Pagliano, il 28 maggio Gianetti prende possesso del comune di Pagliano, fa inventariare l'esattoria comunale, la chiude, fa distribuire tutto ciò che era rimasto di generi alimentari, obbliga i possidenti del paese a cedere tutto ciò che avevano dentro casa, che avevano accumulato, e poi arrivano i sudafricani a Pagliano, la 12ª brigata motorizzata,
il comandante, in rappresentanza del 13° Corpo d'Armata, lo nomina sindaco dopo aver chiesto il parere al CLN locale di Paliano. Quindi tutti d'accordo, Giannetti è il primo sindaco di Paliano quando arrivano gli alleati. Dopo qualche tempo arriva quello per cui lui è stato per anni massacrato moralmente. Tre partigiani si fanno giustizia da soli. A Santa Maria Pugliano, qualche chilometro da Paliano, verso il convento dei frati passionisti, tre partigiani sequestrano tre persone, le portano in mezzo al bosco e le ammazzano. E quando questa cosa si scopre, lui va su tutte le furie, perché aveva scritto e fatto affiggere un manifesto proprio quello che si voleva evitare, perché lui diceva: noi non siamo come i tedeschi o i fascisti, noi non andiamo a rubare, noi siamo qui per ripristinare la libertà e la giustizia, e lo dobbiamo far vedere anche agli alleati. Quindi questa cosa ovviamente lo manda su tutte le furie, sputtana, scusate la parola, tutto il movimento partigiano pagliarese, tutto, e per anni lo sputtana. Fatto sta che non c'è in giro a Paliano una lapide che ricordi i partigiani, che ricordi la resistenza. Ad altri paesi sì, dove la resistenza è stata minore come forza. A Paliano, che è stata maggiore, non c'è una lapide sulla liberazione, sulla resistenza, e neanche su di lui c'è una lapide che ricordi il personaggio. E quando arrestano questi personaggi, questi tre, erano tre partigiani spalleggiati da due o tre amici sfollati, dicono: eh sì, però a noi ci ha mandato, ce l'ha detto il sindaco di Paliano, il comandante partigiano, che dovevamo colpire i collaboratori dei tedeschi. Sì, lui disse queste cose prima del 28 maggio: bisogna colpire i collaboratori dei tedeschi. Però poi quel manifesto che lui fece affiggere, diciamo, azzera quello che lui aveva detto, lo azzera, e sta scritto lì. Solo che i carabinieri lo ricercano, c'è un mandato di cattura anche per lui. Lui riesce a emanare qualche delibera, due o tre delibere, tra cui quella più importante, togliere dalle fosse comuni i fucilati delle mole, toglierli da lì e portarli al cimitero di Paliano. Quindi sto parlando luglio del 44, i fucilati alle mole erano 6 aprile e 29 aprile. Quindi insomma, immaginate cosa c'era rimasto per queste povere vittime. E insomma, riesce a scappare, qualcuno lo avverte prima, riesce a scappare, però arriva fino a Roma, si fa crescere barba, baffi, ma non è inutile, lo beccano comunque, e insomma un'annetta e mezzo di galera se la fa, fino a che qualcuno al processo a Frosinone, in corte d'assise, dice: sì, però non è vero che il sindaco De Paliano ci ha mandato a ammazzare le tre persone. Quindi lì praticamente il processo finisce e Giannetti viene assolto. Giannetti in quel momento era assistito da Domenico Marzi e da Umberto Terracini. Umberto Terracini in quel frangente era il presidente di un'associazione di solidarietà democratica che curava i partigiani implicati proprio in queste cose, in processi, diciamo in situazioni critiche come quella di Giannetti. E quindi quando
Questo personaggio, sto ragazzo di, cioè, a 20 anni, dice in tribunale davanti al giudice: non è vero che ci mandò il sindaco di Paliano ad uccidere quelle persone. Il processo finisce, lui viene assolto, settembre 1945, torna a Paliano, è accolto dalla popolazione in una maniera gioiosa, festosa, e poi inizia la sua attività politica a Frosinone, insomma, lo sapete bene, no? Diventa segretario di federazione, però non finiscono i guai a Giannetti, perché un ex partigiano, un altro ex partigiano di Paliano, io però non ho potuto fare il nome perché non me la sono sentita, anche perché ci stanno i parenti ancora a Paliano e quindi non me la sono sentita di fare il nome, che lo accusa, scrive una lettera alla direzione nazionale del PC a Botteghe Oscure, scrive proprio a Terracini, dicendo che Giannetti era un traditore perché lo aveva accusato e mandato in galera. Allora, questo personaggio, assieme ad altri suoi compagni, il 28 o il 29 maggio, partiti tedeschi, andò subito alla casa dell'ex segretario del Partito Nazionale Fascista e gli rubarono un po' di cose, soldi, roba da mangiare, eccetera, minacciandolo con le armi. Quindi già minaccia a mano armata è parecchio pesante, è penale. Giannetti viene chiamato dal giudice e dice: sì, sono stati loro. E il giudice è costretto a condannarli, li condanna però con l'attenuante la prima istanza. Poi nella seconda istanza li assolve questi tre personaggi, perché grazie anche agli avvocati del partito risulta come un atto di guerra verso l'ex segretario del fascio, e quindi vengono scarcerati, e siamo nel 1950, quindi questi personaggi si sono fatti 3 anni di galera. E questo qui, quando torna, insomma, accusa Giannetti di tradimento. Insomma, Giannetti subisce un processo alla sezione del PC di Paliano. Arriva Nicola Cundari, funzionario del Botteghe Oscure, e arriva Tullio Pietrobono, assieme a questi tre che Giannetti aveva accusato davanti al giudice di furto e minaccia a mano armata. Insomma, Giannetti viene. Nicola Cundari dice addirittura che per quello che hai fatto potresti anche essere espulso dal partito, al che Pietro Bono mette un po' tutto a tacere, diciamo, come si dice, una botta io cerchio e una alla volta, va bene, insomma, non esageriamo. Ricordiamo che Giannetti è stato un grande comandante partigiano, è stato un uomo coraggioso, eccetera eccetera. E insomma, la situazione viene tenuta così, subisce la rampogna di Cundari, ma anche di Pietro Bono, che poi, dopo tanti anni, riprenderà in mano questa situazione per sputtanarlo in federazione. Ecco perché poi i rapporti tra Giannetti e Pietro Bono non erano tanto della guerra. Lo riprenderà anni dopo, 6 anni dopo, al che Dante Lenin Pantano, non so se dico bene, grande compagno pure lui, rimase esterrefatto: ma come Giannetti, ma come questo hai fatto tu? Cioè, rimase esterrefatto, cioè non ci voleva credere a quello che stava raccontando Pietro Bono di Giannetti. E insomma, queste cose lo lasciarono un po' amareggiato, incattivito, talmente incattivito che cominciò ad abbassare la sua attività, a mollare un po' la situazione. E Pietro Bono gli scrisse un'altra lettera: ti stai imborghesendo, gli dice, la tua
tieni più al tuo negozio a Pagliano, gli scrive, insomma, che all'attività del partito. Insomma, queste cose lo lasciano veramente... Però io ho scritto nel titolo del mio libro, Gli ideali di una vita. L'ideale Giannetti non l'ha mai dimenticato, anche affrontando queste situazioni... Mai tornare impegnativo. Critiche, sì, certo. Quindi poi si è occupato delle cooperative, si è occupato della Camera del Lavoro, Isola Liri, poi lui ha partecipato alle discussioni, alle trattative con i proprietari delle cartiere Isola Liri, sapete, è successo un macello a Isola Liri, i carabinieri, polizia che reprimono gli scioperi operai, insomma Giannetti ha attraversato il Novecento in una maniera come un fulmine, le ha vissute tutte le situazioni, comprese le situazioni critiche, le discussioni, le critiche all'interno del PC. E, insomma, alla fine poi passa all'amministrazione del partito, fa sempre quadrare i conti, non gli piacciono, mi raccontava Telesforo, non gli piacevano quelle situazioni, cioè, lui era sempre puntuale in ufficio, rientrava, insomma, teneva sempre tutto sotto controllo, non gli piacevano quegli atteggiamenti un po' lassisti di qualche compagno, qualche impiegato che stava lì, insomma, qualche cosa gli dava un po' noia, e insomma, ecco, alla fine... Poi verso la fine degli anni 60 abbandona un po' tutto, subisce un ictus che lo lascia leggermente menomato, aveva un po' la bocca storta, e abbandona un po', viene, mi raccontava Gioacchino Giammaria dell'Isalm di Anagni che lo andò a trovare un giorno d'estate, lo ricevette sulla terrazza, però insomma non parlava tanto bene, quindi tante testimonianze insomma non le ha neanche potute trascrivere. E c'è stata qualche intervista da parte di qualche studente nel 76, però non sono riuscito a registratori di una volta, insomma. C'era anche l'intervista all'avvocato Schifalacco, non sono riuscito a trascrivere solo le prime parole, poi il biascicamento delle parole, eccetera, eccetera, non sono riuscito più a capire granché. E insomma, alla fine, verso il 25-26 novembre 1980, mentre sale le scale di casa, viene colto da un infarto, e muore lì, viene soccorso dai parenti. E ai funerali mi diceva Mimmo Di Stefano, parteciparono poche persone, lui dice perché pioveva, no, non più io, qualche d'un altro dice no, perché i funerali si sono fatti in chiesa, quindi insomma i comunisti in chiesa non entravano. Giannetti ci sarebbe mai entrato. Però furono fatti in chiesa, così come lui si sposò in chiesa. E chiamò Padre Mariano, non so se ve lo ricordate, Padre Mariano, quello negli anni 60, diceva pace bene. No. E lui lo sposò con la vedova Marielli, perché lo aveva conosciuto, Padre Mariano era il cappellano del Regina Celi, e lui volle sposarsi con questa vedova a Roma, proprio chiamando Padre Mariano.